Almeno 5 sospetti sono stati arrestati ieri in Chad in relazione al doppio attentato che lunedì ha fatto 34 morti nella capitale N'Djamena. Le autorità del paese africano hanno inoltre introdotto il divieto di indossare il velo integrale come misura di sicurezza. Gli attacchi, che hanno fatto un centinaio di feriti, sono attribuiti agli estremisti di Boko Haram.